da Rieti Centro Italia per Rete Zero con l'assessore Claudio Valentini, protezione civile e ambiente, una risposta importante all'allerta meteo che ha colpito la nostra città. Sì, beh, diciamo che abbiamo vissuto un evento eccezionale, una nevicata che non si vedeva da anni, però la macchina organizzativa ha risposto benissimo, direi, con tanti mezzi impiegati, con tanti uomini, e quindi la risposta è stata eccellente. Abbiamo avuto tante gratificazioni anche oggi dai cittadini per quello che abbiamo fatto relativamente a questa emergenza. Inizialmente qualche polemica anticipata sull'ordinanza del sindaco che chiudeva le scuole, poi invece... Beh, il sindaco fa il sindaco, l'assessore fa l'assessore, nessuno di noi due fa il mago per mestiere, quindi ci siamo attenuti a quelle che erano le previsioni ufficiali diramate dai vari siti, dalla Protezione Civile Regionale, non solo, anche dall'Aeronautica Militare, per cui quelli sono i nostri parametri, non sono certo le chiacchiere del bar. Ci siamo attenuti a quello e abbiamo disposto quanto previsto dai protocolli della Protezione Civile Regionale. In effetti abbiamo avuto l'impressione di una programmazione attenta che poi ha portato a questi esiti, cioè strade della città completamente libere a tempi di record. Sì, beh, diciamo che è frutto, proprio come dici tu, della programmazione, perché noi sin dall'inizio dell'autunno abbiamo predisposto l'acquisto del sale, abbiamo predisposto le convenzioni con i mezzi spalaneve, con i mezzi spargisale, e quindi quando si è verificata l'emergenza non abbiamo fatto altro che attivare quello che già avevamo messo in programma, e quindi i risultati che vedete sono il frutto di una programmazione che parte da lontano e che sarà ripetuta e potenziata laddove possibile anche per gli anni successivi, perché è ovvio che noi ogni anno dobbiamo aspettarci degli eventi atmosferici, non possiamo farci trovare impreparati. Ecco. In genere qualche piccola polemica non manca mai, anche questa volta? Sì, ma la polemica fa parte del mondo, della nostra vita, è chiaro che ci sono state persone che hanno polemizzato per qualche via magari secondaria che non è stata sgomberata dalla neve, però è chiaro che in una situazione così emergenziale e così importante la priorità, come previsto da tutti i protocolli, è quella di assicurare la circolazione primaria, quindi le vie principali della città, e poi a seguire, con l'assottigliarsi dell'emergenza, si va anche nel particolare, però la priorità era la viabilità principale, togliere la neve, spargere il sale e quindi garantire la viabilità in tutto il territorio cittadino, ivi comprese le frazioni. Quindi sicuramente un plauso deve essere fatto a tutta la macchina organizzativa comunale, a chi ha gestito materialmente l'emergenza, che è stato il geometra Raimondi, che si è occupato di questa cosa, al nucleo di protezione civile, al COI, ai volontari, a tutti coloro i quali sono messi a disposizione anche la notte, tenendo attivo il numero di segnalazione per tutta la notte del COI. Quindi diciamo è stata una macchina che ha funzionato nel suo complesso. Ad oggi sembrerebbe che il peggio sia passato, restano livelli di attenzione per il ghiaccio eventualmente, e c'è qualche raccomandazione a fare ai cittadini? Sì, beh, innanzitutto stare molto attenti, vedere le aree e quei posti dove c'è dei cumuli di neve, perché magari con il rialzamento delle temperature tendono a rilasciare acqua e poi con l'irrigidimento della temperatura quell'acqua tende a diventare ghiaccio, quindi un po' d'attenzione da parte dei cittadini. Agli automobilisti ovviamente raccomandiamo prudenza, di viaggiare a velocità moderata, ma insomma diciamo le criticità, non abbiamo criticità al momento in città, monitoriamo la situazione, avremo un'ulteriore ondata di freddo che proseguirà anche nella giornata di domani. I nostri mezzi spargisale sono in azione 24 ore su 24 fino alla cessazione della situazione d'emergenza, che dovrebbe avvenire nella giornata di giovedì o venerdì, laddove non si spostassero ulteriori precipitazioni, però
stiamo monitorando tutta la situazione in contatto con tutti gli enti preposti, dalla Protezione Civile Regionale, Nazionale al Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare. Per Rete Zero ringraziamo Claudio Valentini, assessore Protezione Civile e Ambiente del Comune Riedi. Grazie. Grazie e buona serata a tutti.